Anche in questo campionato il Castrocaro non è stato immune alle false partenze, eppure i segnali di riscossa erano arrivati domenica scorsa per i biancorossi con l'ottimo pari col Castelfranco. Quest'oggi c'era l'occasione di rimpinguare il bottino in classifica nel match contro l'ultima in classifica, il Cotignola, e il Castrocaro non perde tempo. Primo minuto di gioco, diagonale da parte di Boschi, e Bartolini è subito trafitto. 1-0 per il Castrocaro ai danni del Cotignola, ma il Castrocaro non si ferma qua. Sesto minuto, sempre il duello tra questi due giocatori, anzi no, si trattava di pezzi nella circostanza, la conclusione respinta. Andiamo con le immagini. Al trentesimo minuto, il palo centrato da Basdari, un sinistro pericolosissimo, quello del giocatore del Cotignola, un Cotignola che allora ci prende gusto, va vicino al gol ancora con Basdari e lo trova il pareggio. Il gol al 32esimo di Tamburini, l'inserimento del numero 7, classe 2000, e il Castrocaro che dunque deve ricominciare da capo. 1-1 contro il Cotignola, ma è un Cotignola che si sbilancia troppo dopo aver pareggiato i conti, esponendosi così all'avanzata velocissima proprio di Boschi, che si sciroppa tutto il campo prima di appoggiare sul secondo palo. E al 36esimo minuto il punteggio è ristabilito sul 2-1 per il Castrocaro ai danni del Cotignola. Ma spostiamoci al 39esimo, calcio di punizione e palla che rimbalza, quella battuta da Battiloro facilmente però per Ruffilli. Si va al riposo dunque col punteggio sul 2-1 per il Castrocaro, che ci prova anche nella ripresa. Calcio di punizione, palla che spiove, la tocca soltanto per un attimo Boschi, la riprende Bergamaschi, mette al centro, colpo di testa sul secondo palo effettuato da parte di Pezzi, pallone sul fondo, poi ancora Boschi, la sua battuta che viene controllata dal portiere della Cotignola. Cotignola che qui si addormenta e c'è sempre Boschi a provarci con una conclusione alta, la sua. È una Cotignola che però deve cercare di fare qualcosa per pareggiare. Il cross dalla destra effettuato da parte di Basdari, facile preda per Ruffilli. Siamo con l'immagine al 21esimo e il Castrocaro va a chiudere il match, o così almeno sembrerebbe, con il colpo di testa di Battistini, che trova la deviazione vincente per andare sul 3-1, ma al 32esimo minuto arriva l'accorcio di Basdari su calcio di rigore, che come vediamo riesce a spiazzare Ruffilli, a portare il match sul 3-2. Un match che si conclude però con questo risultato, un risultato che vale dunque la vittoria dei termali ai danni del Cotignola e il rilancio in classifica.